a tutti quanti la rassegna stampa di oggi 9 gennaio, vediamo che cosa è successo sui giornali, ve lo dico molto rapidamente perché ieri colpevolmente non ho fatto la zuppa di porro, però ragazzi ci siamo persi molto poco, oppure ci siamo persi moltissimo. Saluto Stefano, Dandy, Rosanna, che vedo che si sono già collegati su Instagram, vedo tanti altri amici che stanno arrivando adesso su Facebook. La cosa fondamentale è questa: ieri avevamo capito e l'altro ieri che quel pazzo scatenato di Trump, guardate nei miei occhi, quel pazzo scatenato di Trump aveva scatenato la terza guerra mondiale. Sui giornali la parola terza guerra mondiale quante volte e quante l'avete sentita ed evocata in queste ultime ore, perché Trump prende e fa un raid dopo che gli iraniani avevano attaccato un'ambasciata americana e uccide Soleimani, il generalissimo iraniano, insieme ad 8 suoi, diciamo, vicini. Beh, quel raid ci aveva portato alla terza guerra mondiale. Poi c'è la risposta degli iraniani, che non si è fatta attendere. 15 missili, uno pare addirittura abbia sbagliato purtroppo e drammaticamente percorso e abbia ucciso 130 persone su un aereo di linea ucraina. Vabbè, lasciamo perdere. A parte queste, diciamo, casualties, come direbbe qualcuno, tutte in casa loro, i 15 missili sono stati indirizzati nei confronti di 2 basi americane in Iraq, procurando morti zero tra gli americani e gli iracheni. Questa è la vendetta degli iraniani. Oggi, devo dire, i giornali c'hanno un certo imbarazzo, perché gli stessi che ci dicevano ieri che ci sarebbe stata la guerra mondiale, oggi dicono che gli iraniani hanno detto: beh, abbiamo fatto la nostra operazione, e lo stesso Trump ha detto: perfetto, adesso chiusa la partita qua e cerchiamo di metterci d'accordo, più o meno, con maggiori sanzioni. Insomma, la cosa straordinaria è come ieri, siccome l'operazione l'aveva fatta Trump, era la guerra mondiale, e poi il successo di Trump oggi viene taciuto praticamente da tutti dal punto di vista diplomatico. Federico Rampini dice: ora Donald vince, il titolo di Repubblica. Il flop della rappresaglia da parte di iraniani non si capisce bene se è addirittura volontà degli ayatollah per non rendere ancora più dura la vicenda, oppure se il problema nasce dal fatto che c'è un'inefficienza pazzesca nel sistema di rappresentanza e militare iraniano. Questo dice Rampini. L'altra questione straordinaria di oggi è la lettera di Di Maio. Io vi dico come parte la lettera di Di Maio e mi dovete dire voi quanto leggete della lettera di Maio. Milioni di persone che si sono al funerale di Soleimani sono il segno del caos, di un caos. Di milioni di persone al funerale di Soleimani sono il segno del caos. Questo è quello che sa scrivere il ministro degli esteri italiano, in cui incidono variabili complesse. Ragazzi, io dico, a me va bene tutto, ma che cosa dice? Cosa dice? Secondo voi la grande analisi è che milioni di persone che partecipano al funerale di un loro generale osannato sono il simbolo di un caos? Quello è il simbolo di niente. Sono morte 50 persone, come in tutti i funerali che hanno quel tipo di vicende. Toc toc! Di Maio, fatemi scrivere meglio questi articoli. Non dico che debbano dire una cosa, ma non debbano iniziare: i milioni di persone al funerale sono il segno del caos. Ma chi glielo scrive? Grillo sto articolo. Ma chi gliel'ha detto? Ma che vuol dire? Ma perché me lo devo leggere? Beh, poi Conte al Foglio, lasciamolo perdere, perché apriamo il secondo argomento di giornata, e cioè che Conte, che pensa sempre di essere il più furbo di tutti, cosa fa? Conte convoca a Roma Serraj, il capo riconosciuto e piazzato dall'ONU alla guida della Libia a Tripoli, e il generale Haftar, il suo grande avversario. Poco prima si vede col direttore del Foglio a Palazzo Chigi, a cui il direttore del Foglio chiede chiaramente: ma con chi stiamo in Libia? E quello gli fa la super cazzola, dice: noi, dopo 20 righe, Conte dice, stiamo con Serraj, ma vogliamo essere inclusivi e stare anche con Haftar, che avrebbe visto dopo un'ora. Il problema che tra gli slalom con cui lo stesso Cerasar dice è la sua discussione con Conte, voi dovete leggere, è imbarazzante. Questo non è il segno del moroteismo, del doroteismo, del democristianismo. Questo è il segno di uno che non ha un'idea.
non una strategia, non ha un'idea, una figura di merda. Abbiamo fatto ieri che Sole 24 Ore e Corriere della Sera hanno chiamato GAF perché sui giornali borghesi è normale che non si possono dire le parolacce, che io mi permetto di dire. Cosa ho fatto ieri? Una figura di merda, ma ci ha messo sopra la sua faccetta da professore foggiano che la spiega a tutti quanti. Ha invitato per il colloquio prima il generale che sta invadendo Tripoli, il generale che non è riconosciuto dall'ONU, e poi ha voluto fare il paraculo invitando Serraci che in volo, partendo da Bruxelles e arrivando a Roma, ha detto: oh, ma che c'è, sta pure il mio nemico, ma siete scemi che mi fate incontrare il mio nemico o vado nello stesso luogo del mio nemico 2 ore dopo che ha parlato con l'Italia? Io voglio sapere chi è il tossicodipendente che ha pensato questa furbata per il come si chiama? Per il Presidente del Consiglio, lo stesso forse che ha scritto il discorso Di Maio, anche se i due si stanno combattendo una partita mediatica. Oggi nei retroscena dicono che sono stati i servizi segreti, cioè gli uomini che fanno molto bene il loro lavoro sul territorio, ma forse la diplomazia facciamola fare agli ambasciatori e non ai servizi segreti. Gli orari delle visite facciamole decidere agli ambasciatori e non ai servizi segreti, se no le figure di merda sono quelle che abbiamo visto ieri. Mentre l'Italia faceva questa colossale figura di merda, in Turchia, a Istanbul, come scrive bene Orsina oggi sul Messaggero, si vedevano turchi e russi facevano l'accordo perché Serraci e Haftar cessassero il fuoco. Cosa dimostra questo? Che Ursula, come Conte, contano zero, sono delle pippe. Bisogna avere il coraggio di dire che Ursula e Conte sono due pippe col botto e che si sentono soltanto dei fenomeni perché... E gliela raccontiamo così, perché siamo ancora lì a non svelare quanto è nudo quel re. Oggi tutti i giornali ce lo raccontano, quella ancora parla del Green New Deal, pensasse alle sue consulenze in Germania. Conte fa il fenomeno a parlare col foglio nel momento in cui il volo dei Serraci decide di non atterrare a Roma. Ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Ci vorrebbe una politica estera, non una un'improvvisazione a chi fa il più fico tra Di Maio, le dico tutto, e Conte, il professorino De Foggia. Vabbè, ma comunque sia, noi stiamo zitti e buoni e la chiamiamo la gaffa italiana. Nel frattempo ci pensano Putin ed Erdogan, come spiega benissimo oggi Orsini sul Messaggero, e in cui spiega che quello che contano lì sono i militari, gli uomini che la Turchia ha piazzato a Tripoli dopo che l'Italia se n'è disinteressata, ma inevitabilmente se ne disinteressa visto che per noi l'esercito non esiste. I sondaggi dicono che in Emilia-Romagna, lo dice il quotidiano nazionale, la Borgonzoni si sta avvicinando di un punto a Bonaccini, ma è ancora avanti Bonaccini. Staremo a vedere queste elezioni del 26, dove sono fondamentali le presenze dei leader, come andranno a finire. E il giornale invece dice che nei sondaggi tra i leader più riconoscibili c'è la Meloni. Nel frattempo ci sarà un consiglio dei ministri dove si spacchettano i ministeri. Uno di questi ministeri della pubblica istruzione, abbiamo fatto di un ministero, due ministeri, quello del passato governo. Vogliamo lottare contro la casta, contro le poltrone. Il secondo ministero avrà una nuova segreteria generale, con un segretario generale, con una nuova macchina, con un nuovo stipendio, con un nuovo dirigente. E questo cosa avrebbero detto i grillini se l'avessero fatto, non so, i piddini? Ci stanno insieme al governo e quindi non dicono nulla. Gosd fa una grande conferenza stampa, l'Italia dice, tutti i giornali riportano la conferenza stampa dell'uomo che è scappato dal Giappone per arrivare in Libano passando per la Turchia. Gli italiani, i giornali italiani dicono: mi hanno impedito di fare la fusione Renault-Fiat, e questo ovviamente è il titolo per gli italiani. Per il Wall Street Journal il titolo vero è: la giustizia non mi avrebbe mai tirato fuori dal carcere perché volevano processare me e non quello che ho fatto, ed è un complotto della Nissan, dice il Wall Street Journal. Sulle autostrade ci sono due novità. La prima è che oggi leggo su tutti i giornali che le ferrovie con le autostrade non faranno mai l'operazione all'Italia, e la seconda è, dice la De Micheli, non bastano i 600 milioni che ci avete dato per il Ponte Morandi, vogliamo molti più soldi per non togliervi la concessione. Questo è l'approccio, secondo me, pragmatico, giusto. Avete fatto il casino? È inutile che ti tolgo la concessione. Paga, riduci i pedaggi, investi di più e zitti e muti. Ma in questi l'arroganza qualche volta dei Benetton si sente, soprattutto quando la trattativa la fa una De Micheli che non mi sembra una pregiudiziale come i Diba, i Paragone, i
e questi qua. Insomma, la cosa fondamentale è che ci diano un po' più soldi a noi cittadini per la concessione che gli abbiamo appunto concesso noi. E l'ultima notizia, ovviamente tutti i giornali ne parlano, è quella straordinaria di Harry e Meghan, i due reali inglesi che dicono non voglio fare più il re. In realtà il re non lo farebbero mai perché sono sesti in linea successori al trono, sia Harry sia l'americana attrice che si è sposata. Tutti quanti, ovviamente i giornali, fanno riferimento al vecchio Edoardo VIII, lo zio dell'attuale regina, che si è sposato un'americana, gli piaceva, era separata, divorziata, all'epoca fu uno scandalo e mollò il trono. La cosa ovviamente fa impazzire tutti quanti i giornali, ma soprattutto dice il Daily Mail, la regina Elisabetta, 94 anni, voleva morire in pace, moglie toccica, il nipote prediletto, quello che facevano, vi ricordate le interviste a Obama, che si fidanza con un'attrice e dopo essersi fidanzata ha detto voglio lavorare. Ma è scemo, io dico ma uno fa il reale, ma perché vuole lavorare? Ma facesse il reale, stesse lì, prendesse in Britannia, andasse a farsi un po' di giri per il mondo, non ci rompesse le balle invece di lavorare. C'è tanta gente che deve lavorare. Ma lui vuole lavorare, dovrebbe parlare con la premier finlandese che vuole ridurre a 4 le giornate di lavoro. E questo è un re che vuole lavorare, un principe, anzi il duca di Essex, mi sembra, o di Sussex, scusatemi. Lui e la duchessa. E c'è un piccolo problema che notano gli inglesi, 2,5 milioni con cui abbiamo appena pagato la ristrutturazione del cottage, e i voli di Stato e le scorte quando sei in Inghilterra. E, insomma, questa se te vuoi dimettere è niente, nisba. Insomma, la storia, vedrete, sarà straordinaria, non solo per i giornali di gossip inglesi che su questo campano, ma per tutti quanti i giornali del mondo. Andrew e Meghan in Canada vogliono lavorare. Ciao!